Buonasera da Trip TV, le notizie di oggi, che è un lunedì 24 aprile, quindi siamo nel pieno del Ponte della Liberazione, visto che domani è festa e appunto ci saranno varie manifestazioni in ricordo per questa festa della Liberazione Nazionale. Comunque, questo ne parleremo domani. È nel carcere di Aurelia, Brigata Aurelia, il 75enne Antonio Capri che ha accoltellato il suo compagno di gioco a carte dopo una violenta discussione. Tutto è avvenuto dentro il circo del dopolavoro ferroviario, però la lite e l'accoltellamento è avvenuto in piazza Regina Margherita. Acqua sì, acqua no, è il solito dilemma del fine settimana. Non è stato un weekend dei peggiori, ma neanche dei migliori per i residenti delle zone servite dal serbatoio di Acea di Via Galilei. Ci riferiamo all'area compresa tra Oliveto, Viale Togliatti, Campo dell'Orobassa, Mediana, fascia bassa della città, che cioè via Baccelli e viale Garibaldi. Tante le telefonate di proteste e così via. Quindi opposizione anche all'attacco su questa cosa, c'è cioè l'opposizione esponenti del PD, Feuli, De Felici e Giannini e consigliere comunale Mecozzi, ex assessore. Tutto prende spunto dalle parole dell'attuale assessore Ceccarelli, che dice vedremo di fare meglio, ma insomma dal punto di vista pratico è un vero colabrodo il nostro reparto idrico. Ancora l'avvertenza Unilever, l'UGL torna a minacciare lo sciopero, ma c'è da registrare anche il duro attacco, ne parleremo meglio domani, della responsabile del Codecons, Sabrina De Paulis, proprio all'informazione della carta stampata e dei vari giornali, giornale locale che in particolare. Poi, per quanto riguarda varie manifestazioni, ricordiamo che c'è stato il Palio Marinaro con tanto sole e divertimento, 36esima edizione, si è svolta con la collaborazione organizzata da Mare Nostrum 2000, a vincere è stato l'equipaggio dei canottieri Cantieri Ulisse tra i senior uomini sull'imbarcazione Stella Maris con Ciro Farace, Orlando Di Donato, Johnny Di Bucci, Davide Orlandi e la timoniera Margherita Fraticelli. Tra le donne il successo per la squadra a Alisei del Rione Pirgo con Emilia Denaro, Alessandra Schiribaldi, Sini Scalchi, Carem Berneo, Stefania Pepi e il timoniere Ciro Cozzolino. Questo è per quanto riguarda il palio. Poi in tanti all'omaggio per Cristo Risorto, una grande manifestazione che si è svolta intorno alle 19 di ieri, e poi ancora una lezione di storia a cielo aperto, il corteo storico organizzato dalla Proloco che venerdì pomeriggio appunto sfilerà nella processione di Santa Femmina. Quindi già vi anticipiamo questa manifestazione, la processione di Santa Femmina, e per quanto riguarda la Proloco è proprio organizzato in maniera storica. Il corteo ha sottolineato la Presidente dell'Associazione Maria Cristina Ciaffi, che è ritornato sotto la nuova gestione e che quest'anno sarà molto più curata e ricco nei contenuti e nei costumi. Ringraziamento ovviamente a tutti i volontari. È tornata al proprio posto la lapide dedicata a Guglielmo Maconi. Ieri sabato ci sono state alcune manifestazioni per l'Associazione Radio Amatori di Civitavecchia per quanto era la distruzione e abbandono della lapide commemorativa in onore di Guglielmo Marconi. È stata posta in un nuovo posto per accanto alla statua di Santa Femmina, all'ingresso del porto, e quindi un posto un po' più controllabile e sicuramente più degno per questa grande manifestazione. Oggi intanto c'è stato il viaggio nel degrado del cittadino con il PD, ancora Saliborio, e con Enrico Leopardo, Maria Paola Rita Stella e Marco Di Gennaro e Marco Ventibene hanno visitato il nuovo parco del popoloso quartiere. Sterpaglia, abbandono e degrado sono sotto gli occhi di tutti. Un'area completamente abbandonata con pali divelti, tondini di 20 centimetri rispondenti e strutture in equilibrio precario. Chiediamo a tutti, hanno detto, una bonifica dell'area per restituirla al quartiere. Sempre per quanto riguarda il PD, invece l'area parte politica, ricordiamo che il 30 aprile ci sono le primarie, questa volta parla l'area Orlando e riconfermiamo il sostegno al ministro Orlando, in pratica sono Alessi, Angeloni, Barbaranelli, Bertolo, Busato, Castellucci, Cervarelli, Galiani, Porro, Riccobello, Rocchetti e Salerni, che invitano a sostenere la mozione del Dem per un positivo cambiamento di rotta.
ovviamente in queste varie piccole spaccature di tutto, sia da una parte di Renzi, sia da parte di Orlando e anche quella da parte di Emiliano, che sarebbe il terzo in coppia. Tutti hanno detto che dopo le primarie tutti si aggregeranno sul carro del vincitore per mantenere unito il partito, che ricordiamo ha già avuto una scissione. Poi per quanto riguarda lo sport, ve ne parlerà il nostro Pimpinelli dopo. Io ricordo solo che il Civecchia Calcio ha vinto, si rimane, ha battuto la prima in classifica, il Fiumicino, rimane una sola sconfitta nel tabellino di Mister Camillo, e poi due pareggi e tutte vittorie, diciamo sicuramente una media da super promozione, che però purtroppo ancora vede il Fiumicino staccatissimo per il ritardo avuto prima e soprattutto ancora un punto di distacco dalla posizione playoff della Valle del Tevere. Sono rimaste due partite e tutto quindi si gioca a distanza questo confronto tra Civitavecchia e Valle del Tevere. Tutte e due vanno fuori casa per quanto riguarda la prossima settimana. Comunque di questo ne parleremo con calma. Con questo è tutto, è l'ultima notizia, appuntamento a domani con il notiziario di Trip TV.